Se è prevalentemente uditivo, che cosa farai? Lo farai parlare, non parlare tu, c'è tempo dopo che l'avrai sposato. Ma all'inizio fallo parlare. E in terapia ipnotica è la stessa identica cosa. Cioè io parlo e gli pongo delle domande alle quali deve dare le sue risposte interne. Lo mando a nozze, gli faccio fare conferenza da solo, perché è esattamente la sua modalità. E se è prevalentemente cinestesico, tattile, olfattivo, gustativo, beh, vale la pena di investire in profumi, vale la pena di investire in succulenti manicaretti, perché il cinestesico gode nel tatto, nell'olfatto e nel gusto. Chiudo brevemente con dei consigli operativi. Se volete sedurre un visivo, spendete pure per il parrucchiere. Ma se lui è cinestesico, non spendete per il parrucchiere, perché non vedrà l'ora di accarezzarvi i capelli e di rovinarvi 100 euro di parrucchiere. Ok? Allora, ecco, se vogliamo concludere il discorso di come si fa a usare l'ipnosi nella vita quotidiana in maniera subliminale. Beh, in realtà è semplicissimo. Non è necessario dire a me gli occhi, please. Io mi ricordo un'intervista anni fa di una giornalista di Repubblica. Mi ero tanto raccomandato, non usi più a me gli occhi, non si usa più queste cose qua. Cioè, ovviamente esce l'articolo, a me gli occhi, odioso capufficio. Aveva capito tutto quattro, naturalmente, no? Perché? Perché la tecnica della fascinazione con gli occhi, certo che si può usare. Ma normalmente non si usa più, nessun medico, nessun psicoterapeuta ormai userebbe quello, ma neanche nello spettacolo si usa più. Però ricordiamoci nello spettacolo, siccome molte persone ancora si aspettano che venga attraverso a me gli occhi, può essere utile se ti chiami Giù Cascasella per dire usare l'idea della fascinazione oculare o in televisione o quello che è. Però se vuoi avere successo, quando c'è una platea molto vasta, conviene avere nel pubblico qualche persona già allenata all'ipnosi, non c'è bisogno di truccare, di barare, insomma, già allenata all'ipnosi, perché l'ipnosi è molto, come dire, suggestiva, cioè le altre persone vanno facilmente in ipnosi e vedono qualcun altro tale, di fascino naturale, capaci, cioè, senza neanche sapere perché e per come, di identificare le tipologie degli individui. E quindi fanno parlare istintivamente gli uditivi, portano al cinema istintivamente i visivi e portano a cena istintivamente i cinestesici. Cioè io ho delle amiche seducenti di loro, e anche degli amici seducenti di loro, che senza neanche bisogno di razionalizzare queste cose, capiscono istintivamente. Chi devono portare al cinema? Chi devono portare al ristorante? Chi devono portare a teatro? O chi devono far parlare? Oppure, quelli che devono maltrattare, quelli che devono perdonare tutto, quelli che devono invece guidare invece. Allora, vabbè, tutto molto interessante, ovviamente inutile che lo dico, io poi insomma, ho frequentato i suoi corsi, quindi insomma sono parziale, quindi sono molto fazioso in questo. Fazioso fa rima con non so, con odioso, lussurioso. Ah, no. Si è fatto un linguino. Io ho usato la parola lussurioso e questa cosa, che lui non si aspettava probabilmente, ha molto gratificato il suo inconscio e me lo ha dimostrato attraverso l'inumidimento delle labbra, eccetera. Quindi, a livello subliminale, noi possiamo capire sempre se, virgolette, stiamo dicendo le cose. Sì, perché se la persona viene avanti col corpo, o in me anche, sia che sia in piedi, vuol dire che diamogliene di più. Se va indietro, si chiude, no, attenzione, c'è qualcosa che non va. Se si accarezza i capelli o quello che è, le labbra, eccetera, vuol dire va benissimo. Se si gratta, non va bene. Sì, insomma, come vedete, Evaldo riesce sempre a cogliere
tutti gli aspetti dell'animo umano, del comportamento, della postura, riesce a decodificare tutte quelle che sono i linguaggi del corpo e della mente alla fine. E noi adesso vorremmo così, insomma, in chiusura, poi Evaldo è qui per parlare con tutti se volete. Io propongo, adesso non lo so, vogliamo fare un'esperienza tutti quanti di una piccola, leggerissima trance ipnotica, cioè un training autogeno, cioè una cosa che ci fa solo un po' rilassare, ci dà dei messaggi di positività. Adesso non sono io a dirlo, ma lo dirà il professor Cavallaro. Se vogliamo, oppure se c'è qualcuno che vuole prestarsi a fare una piccola esperienza. Guardate, io, come diceva sempre Valdo, è della frase che mi è sempre rimasta in mente e mi piace moltissimo: la cosa più grave che vi possa capitare è non andare in trance, perché andare in trance è veramente un'esperienza bella, cioè di grande rilassanza e anche di grande forza. Cioè, allora, se vogliamo, se c'è qualcuno che vuole fare un'esperienza, ma si può fare, facciamo una cosa. L'importante è che sappiamo quanto tempo abbiamo. Diciamo una decina di minuti, così peraltro scusate, Valdo ha portato dei libri che poi sono a disposizione per chi li vuole. Sono in dono, quindi. Qui ha portato anche. Questi sono per te. Ti ringrazio. Sono dei CD che spiegati tu, perché io me li hai regalati ma non li ho ancora visti e sentiti, ma credo sono CD, quindi solo audio, non DVD. Quindi audio. Sì. Quindi adesso, ecco, possiamo fare insieme un'esperienza, secondo me bella, ecco, che condotto da Evaldo. Siete disponibili? Avete interesse? C'è qualcuno che non se la sente, non vuole, perché siamo firmate una liberatoria. Noi saremmo interessati, cosa avevo detto. Sì, chiedo scusa, è una cosa personale, che dobbiamo scappare. Evaldo, ti chiamo, ci sentiamo in calma, piacere, in bocca al lupo a voi altri, adesso fate questa esperienza. Tu, e dopo ci sentiamo. Hai paura, ecco. No, l'avevo già detto prima. Già l'aveva detto prima. Sì, buona sera, tanto c'è una continuazione, dopo ci sentiamo. Grazie di essere arrivati. A presto. Poi ci vediamo. Buonasera. Allora, spiego il motivo del perché del tempo. Perché se, col permesso del padrone di casa, naturalmente, avessimo 15 minuti anziché 10, perché se sono 5 vanno bene 5, se sono 10 vanno bene 10, se sono 15 vanno bene 15. Però se sono 15, allora suggerivo di sentire, c'è proprio una traccia di 15 minuti che è quella che io suggerisco di utilizzare la mattina. Mi spiego. In 5 minuti possiamo fare un certo tipo di esperienza, però io credo che abbiamo capito tutti quanti che l'ipnosi la viviamo tutti, dalla mattina alla sera, quando siamo innamorati. L'innamoramento è ipnosi della più bell'acqua. In realtà tutte le domande o perplessità o dubbi che noi possiamo avere nei riguardi dell'ipnosi, perché magari non lo conosce, se spostiamo e invece della parola ipnosi usiamo la parola innamoramento, le risposte sono assolutamente identiche. Proviamo a fare la domanda: ma tutti sono ipnotizzabili? Diciamo, ma tutti potrebbero innamorarsi? Che rispondete? Ma io potrei ipnotizzare chiunque? Sì, tu potresti far innamorare chiunque. Le favole sono piene della Bella e la Bestia, della Principessa e il Rospo. Quindi vuol dire che è possibile. E quanto può durare l'ipnosi? E quanto può durare un innamoramento? Ma io potrei essere ipnotizzato? Io potrei essere innamorato, potrei innamorarmi? Certo. Ma è pericoloso andare in ipnosi? Potrei fare delle cose che non voglio fare? È pericoloso innamorarsi? Potresti, una volta innamorata, fare delle cose che non pensavi di fare?
vedete, sono esattamente le stesse risposte, identiche. Ma pensate all'ipnosi d'autostrada. Tu guidi per chilometri, 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 senti la radio, parli con il vicino, quello che è. Poi, per ora hai desiderato che arrivasse l'uscita che dovevi prendere, imboccare, plaf, vai oltre. Non è che tu fossi addormentato, eri perfettamente sveglio, guidavi, parlavi, eccetera, ma distratto, perché il fenomeno ipnosi è legato al fenomeno della distrazione dell'attenzione. Tutte le tecniche ipnotiche servono a distrarre l'attenzione della mente cosciente, perché lo spazio lasciato dalla mente cosciente viene riempito dall'inconscio. Per la mente cosciente 2 più 2 fa 4 e solo 4. E chiunque voglia farle accettare cose diverse se la vede brutta, perché la mente cosciente c'ha i suoi stereotipi, c'ha la sua cultura, c'ha i suoi principi, c'ha i suoi preconcetti e così via.